Fuori si mette a posto la legna, dentro si prepara il caffè. Una scena abituale in molte case a Saluzzo. In questa vivono Temesgen, Milite Zegga, Alazar e Abigail, una famiglia eritrea arrivata a febbraio con i corridoi umanitari della Conferenza Episcopale Italiana accolti dalla Caritas saluzzese. I corridoi umanitari sono arrivati a Saluzzo dopo un lungo processo decisionale che ha coinvolto tutta la comunità parrocchiale. E materialmente siamo partiti con un pulmino, siamo arrivati il 27 febbraio a Roma, abbiamo aspettato il volo che è arrivato alle 4:30 del mattino e da lì abbiamo incontrato e conosciuto per la prima volta la nostra famiglia che è arrivata a Saluzzo il 28 febbraio. I was excited and I was very happy. Il progetto Corridoi Umanitari vuole e chiede un coinvolgimento di tutto il territorio, a partire dalle famiglie che già abitano da anni nella nostra comunità di riferimento. I corridoi umanitari dall'Etiopia, promossi dalla CEI e dalla comunità di Sant'Egidio, continuano l'impegno e la filosofia dei corridoi dal Libano, avviati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e da Sant'Egidio nel 2015. Il progetto prevede che famiglie particolarmente vulnerabili, conosciute e selezionate da organizzazioni internazionali, possano raggiungere l'Italia, dove fare la propria domanda d'asilo, senza rischiare la morte e la tratta durante il viaggio. Il progetto dei corridoi richiede necessariamente un'interconnessione tra professionisti e tutor volontari, famiglie in particolare, persone già inserite all'interno della nostra comunità che svolgono un ruolo fondamentale all'interno del nostro paese, che sappiano accogliere e fare parte del progetto di autonomia e integrazione dei nostri quattro eritrei saluzzesi. Per fare un esempio, abbiamo un nutrito gruppo di professoresse, di professori di un istituto locale, il Denina, che si è dato disponibile fin da subito ad organizzare e progettare un insieme di corsi di italiano, di corsi finalizzati al raggiungimento di titoli, che ha inserito i figli maggiori all'interno dell'istituto di una classe quinta e li sta accompagnando nell'apprendimento della lingua italiana. E così succede un po' con tutto, c'è il volontario pensionato che li accompagna a fare la spesa nei supermercati, così come la signora che gli fa scoprire quali sono le religioni che si professano sul territorio e dove possono sviluppare il loro culto ortodosso. I due figli ci hanno già chiesto come poter essere volontari nella città, come aiutare la Caritas, come aiutare l'associazione Scout, la biblioteca, e secondo noi è proprio attraverso questi piccoli passi che si riuscirà a far sì che questa famiglia nel giro di un anno sarà a pieno titolo saluzzese prima che eritrea o italiana. Questa famiglia ha lasciato l'Eritrea da 8 anni, come ci racconta il primogenito, Alazar, vivendo in Sudan, in campi profughi in Etiopia, senza mai fermarsi. La persecuzione politica e il rischio di venire uccisi, come già accaduto ad altri membri della famiglia, li ha spinti a cercare speranza altrove. Speranza che hanno trovato a Saluzzo. Saluzzo è una cittadina in cui si vive bene, è una città bellissima, e ci siamo resi conto che avevamo tutte le possibilità per poter avere questi quattro nuovi saluzzesi all'interno della nostra comunità. La nostra Caritas ha per molti anni, proprio per la sua partecipazione, il suo attivismo all'interno dell'incontro con i migranti stagionali, ha detto dei no a chi? Le istituzioni che chiedevano l'apertura di CAS e quindi di centri di accoglienza per richiedenti asilo. Poi è arrivata nel 2016 la proposta, mi verrebbe da dire la scommessa della Caritas italiana, quindi di un'accoglienza, anche qui parliamo di richiedenti asilo, ma con altri parametri, con dei parametri che non guardavano solo ed esclusivamente alla sistemazione delle persone, ma a quello che era l'accoglienza da parte di una comunità. Insieme a Don Beppe Dalmasso, nostro direttore, e insieme al vescovo che proprio in quei mesi era appena arrivato, a Monsignor Bodo, abbiamo deciso di dire di sì. Di sì per essere da un lato l'ente che accoglie queste persone, ma dall'altro anche lo stimolo, il sostegno, l'aiuto per tutta la comunità saluzzese a diventare ancora più accogliente. Oltre ai corridoi umanitari, sono molti altri progetti di Caritas Saluzzo, come il progetto Presidio, il centro d'ascolto, la casa d'accoglienza, l'Emporio della Solidarietà e Saluzzo Migrante, progetto per monitorare e supportare i migranti stagionali della frutta nel territorio. Quando le situazioni di possibilità vanno ad avvicinarsi, non ad essere identiche magari,
ma ad avvicinarsi, l'incontro è possibile, la prossimità diventa una possibilità di conoscenza e per certi versi di ricchezza reciproca. Questo messaggio ci arriva molto dai migranti che incontriamo. A Saluzzo posso provare a costruire qualcosa, a Saluzzo potrei portare mia moglie. Un uomo che dice una cosa del genere è un uomo che ha trovato un luogo, magari non sarà il suo luogo per sempre, magari non sarà il suo luogo preferito, ma è un uomo che ha trovato un luogo. Quando Saluzzo e quando le persone di Saluzzo riescono a fare questo passaggio, a far sì che l'unico incontro non sia solo la bicicletta per la strada, ma sia una chiacchierata, sia uno scambio, e ripeto, l'abbiamo visto fare molto in questi anni, allora questo incontro genera questa prossimità. Prossimità e incontro che si concretizzano quotidianamente nel progetto dei corridoi umanitari. Li abbiamo accompagnati in questura per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ora si stanno occupando dell'apprendimento della lingua italiana perché sanno che è necessario saper comunicare, saper interagire in italiano. E poi stanno progettando la loro formazione professionale. So, they, you know, they brighten our future also.